Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Super Mario Bros. 35 è forse una delle iniziative più interessanti uscite fuori dai festeggiamenti per il 35esimo anniversario di Mario. Un po' come è accaduto per Tetris 99, si tratta di una rivisitazione in salsa Battle Royale di un grande classico del videogioco, ovvero il primo indimenticabile Super Mario Bros. La struttura di gioco è mutuata direttamente da quanto visto nel gioco dedicato al puzzle game, sia nelle meccaniche di gameplay quanto nell'impostazione generale delle layout delle partite. Al giocatore è richiesto di completare una serie di livelli scelti in sequenza randomica senza morire o terminare il tempo a disposizione, ma nell'impresa non sarà da solo. Parallelamente alla propria partita, altri 34 giocatori proveranno a sopravvivere fino alla fine e in pieno stile Battle Royale a trionfare sarà l'ultimo Mario rimasto in piedi. Ovviamente sarà possibile infastidire i propri avversari inondando i loro livelli con i nemici sconfitti. E questa è solo una delle meccaniche che rendono il gioco una vera droga. Peccato che nessuna di queste sia spiegata a dovere. Il primo impatto con Super Mario Bros. 35 può essere traumatizzante ed è per questo che ho deciso di fare un video per dare una mano a chi si trova spaesato dal gameplay e proprio non riesce a vincere. Prima di iniziare con 5 utili consigli per arrivare primi a Super Mario Bros. 35, come al solito vi invito a lasciare un like al video e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i prossimi tutorial. Inoltre, se volete vedermi giocare dal vivo e magari farmi qualche domanda specifica, vi ricordo che potete trovarmi in live sul canale Viola tutti i giorni alle 15. Vi lascio il link in descrizione. Iniziamo! Il primo consiglio che mi sento di darvi è quello di prendere confidenza con la fisica del gioco. Stiamo parlando di un classico del videogioco, è vero, ma al giorno d'oggi i suoi comandi possono risultare parecchio ostici e in generale il titolo richiede una certa precisione con i salti e spesso farsi prendere dalla fretta vi porterà inevitabilmente verso la sconfitta, soprattutto quando i livelli inizieranno a riempirsi dei fantasmi delle altre partite. Quindi andate nella modalità pratica e iniziate un bel ripasso, calibrando i salti e i tempi di pressione, capendo i rimbalzi di Mario sui nemici e in generale acquisendo il flow del gioco. Completando i livelli durante le partite, li renderete accessibili nella schermata di pratica, un bel aiuto se si vuole avere qualche chance di sopravvivenza nei quadri più ostici, come quelli acquatici o i castelli di Bowser. Ricordatevi però che la strategia migliore è quella di affrontare con calma la partita. L'ansia di arrivare alla fine dello stage molto spesso sarà controproducente. Il tempo sì è una risorsa fondamentale, ma ci sono accortezze che consentiranno di avere tanti secondi a propria disposizione. Quindi come allontanare la scadenza del proprio timer? Il modo più immediato è quello di uccidere i nemici, ma attenzione perché ci sono due bonus distinti. Utilizzare il fiore di fuoco ci garantirà un vantaggio tattico elevato, consentendoci di eliminare gran parte dei mostri a distanza di sicurezza, senza mettere a rischio la nostra vita. Così facendo però ogni uccisione aumenterà di un solo secondo il tempo complessivo, situazione ben diversa quando invece salteremo in testa agli avversari che possono essere sconfitti in questo modo. Non solo riceveremo ben 2 secondi dai Goomba, ma a quel punto sarà possibile anche concatenare delle combo. Ogni nemico ucciso in sequenza, senza toccare il terreno, garantirà un secondo in più, così come le uccisioni utilizzando un guscio di tartaruga. Nelle fasi iniziali, insomma, secondo me è fondamentale prendersi qualche secondo in più per calibrare al meglio i salti e uccidere quanti più avversari in modo continuativo per massimizzare i profitti. Inoltre, prendere un fiore di fuoco col power-up già attivo ci darà la bellezza di 15 secondi aggiuntivi, così come terminare un livello raggiungendo la cima dell'asta della bandiera. C'è un limite impostato sui 399 secondi, oltre il quale non si potrà andare, ma attenzione perché una volta entrati nella top 5 dei giocatori rimasti in vita, il timer inizierà a scorrere sempre più velocemente, costringendovi a un radicale cambio di strategia. Arrivati a questo punto, il mio consiglio è di lasciar perdere le finezze e iniziare a attraversare i livelli sparando a qualsiasi cosa si muove grazie a un fiore di fuoco o magari sfruttando l'invincibilità della stella, raccogliendo quanti più power-up possibili e toccando la bandiera a fine livello per i 15 secondi extra. Insomma, uccidere i nemici rimarrà sempre una priorità, ma non per mettere da parte tempo aggiuntivo. L'obiettivo sarà quello di inondare i livelli degli avversari rimasti in vita per metterli in difficoltà. L'altra risorsa fondamentale sono le monete.
Raccoglierne 20 ci garantirà un giro di roulette tramite la pressione del tasto X. La slot machine offre la possibilità di ricevere un power-up random tra un set di prestabiliti. Sono tutti oggetti che in un modo o nell'altro possono dare un vantaggio strategico non indifferente. Oltre al fungo e al fiore di fuoco, potenziamenti abbastanza comuni all'interno dei livelli, nella rotazione sono incluse anche la stella dell'invincibilità e il blocco POW, che ucciderà istantaneamente tutti i nemici a schermo. Il mio consiglio è quello di accumulare quante più monete possibili nelle fasi iniziali delle partite, alternandovi tra la ricerca di combo per aumentare il tempo a disposizione e la ricerca dei gettoni. Non utilizzate la roulette se non in casi di estrema necessità, come ad esempio essere stati rimpiccioliti. Avere una grossa riserva di monete, possibilmente multipli di 20, sarà una vera manna dal cielo una volta arrivati dalle parti del podio, e non dimenticatevi che anche mandando KO un opponente riceverete parte delle sue ricchezze. Dinamica che ci porta al quarto consiglio, ovvero decidere dove direzionare i nostri attacchi. Tramite lo stick destro avremo a disposizione 4 opzioni strategiche per regolare la distribuzione delle nostre uccisioni: casuale, contrattacco, più monete e minor tempo. Tolto casuale, le restanti 3 hanno tutte i loro vantaggi e non c'è una scelta migliore in assoluto. Io per esempio trovo molto utile la modalità contrattacco, perché permetterà di popolare da subito i livelli con tanti nemici continuamente rimpallati con chi ci ha puntato. Anche mettere da subito in difficoltà chi inizia ad avere il vantaggio strategico di aver messo da parte tante monete può essere un ottimo modo per riequilibrare la partita, e quando ci si avvicina alle fasi finali e il timer inizia a correre, scegliere minor tempo è una cattiveria pensata per guadagnarsi il podio ancora più rapidamente. Infine, il consiglio fondamentale è quello di conoscere al meglio i livelli. Sequenza dei nemici, scorciatoie, posizionamento dei power-up, tutto quello che di particolare ogni percorso ha da offrire. Ad esempio, lo stage 1-1 presenta un power-up tra i primi blocchi e l'ultimo tubo della sequenza iniziale garantisce l'accesso ad un'area con 19 monete, praticamente una roulette, e farà tagliare gran parte della lunghezza del livello. Così facendo però vi salterete tutta la parte centrale, ricca di nemici facilmente schiacciabili e anche una superstella. Anche il mondo 1-2 ha delle caratteristiche fondamentali. Ad esempio potrete trovare da subito un power up e a fine livello è possibile accedere alla warp zone per decidere verso quale livello proseguire, magari incastrandosi in un loop tra i primi 2 stage, sicuramente tra i più facili a disposizione. E questi sono solo alcuni esempi di quanto la conoscenza del mondo di gioco vi può aiutare nel sopravvivere il più a lungo possibile, sapendo già immediatamente dove andare a parare se siete in cerca di monete o magari avete disperatamente bisogno di un fungo o di un fiore di fuoco. Poracci, insomma, spero che questi consigli vi tornino utili. Fatemi sapere nei commenti se siete riusciti a ottenere una vittoria reale in quello che probabilmente è uno dei Battle Royale più divertenti di sempre. Vi aspetto sul sito Viola per qualche partita dal vivo. Nel mentre, come al solito, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Mario, Michele35, ciao!